Ciao Silvia, niente, ho studiato, ho fatto sia il liceo classico che il liceo scientifico, ho fatto 2 anni di liceo classico, 3 anni di liceo scientifico, ho fatto un anno all'estero in Irlanda durante il liceo, ho solo 3 anni di lingue all'Università Statale di Milano, la mia famiglia è di Milano, mio papà, tranne mio papà anche di Cortina. E mia mamma è giornalista e mio papà non lo so esattamente. Cos'altro devo dirti? Poi sì, ho fatto l'Erasmus e sono venuta qua. Sono partita 3 anni e mezzo fa, penso. E sono partita come Erasmus, sono venuta qua nel secondo semestre, non mi ricordo di che anno. E, sì, tra l'altro non pensavo neanche di riuscire perché Tallinn era l'unica destinazione dove si potesse fare sia inglese che russo, io studiavo russo all'università e c'erano 6 persone che volevano andare a Tallinn e io ero quella con la media più bassa e che non ho neanche finito gli esami e mi sono pure rifiutata di fare l'esame in russo, quindi vedete, ho supplicato il professore di farmi andare a Tallinn, ti prego, ti prego, ti prego, e alla fine mi ha mandata. Pazzesca sorpresa. Ma io parlavo con mia sorella, mi ricordo, e dicevo: Arianna, ma cosa sono meno 22 gradi? Io sono arrivata a gennaio. E noi cercavamo di immaginarci cosa fossero questi famosi meno 22 gradi che avevo visto nel meteo. Però alla fine l'impressione all'inizio non è stata così forte, diciamo, sul meteo. Sì, sono arrivata a gennaio, però è vero che non ho fatto tutto l'inverno, ho fatto la seconda parte. Che dire, io primo 6 mesi ero studente Erasmus, quindi studente Erasmus si integra poco con i locali, diciamo. Quindi ho iniziato ad avere un'idea dell'Estonia quando mi sono trasferita qua, più che quando ero una studente in Erasmus. Studio media, anche se in realtà vorrei fare regia alla Baltic Film Media School, che è la scuola di film e media d'Italia. Scuola università, perché fa parte della Tallinn University. Quando sono venuta qua in Erasmus ho fatto da comparsa per una pubblicità e da lì mi aveva molto affascinato l'idea di entrare a fare regia e quindi avevo girato un corto prima ancora di entrare a scuola, una merda insomma, non so, però vabbè. E niente, e poi dopo sono entrata e mi sono trovata molto bene. Devo dire che a un certo punto ho avuto bisogno di conoscere un po' di più, però a parte questo, l'università mi sono trovata bene. Beh, certo, l'episodio più importante è quando abbiamo vinto come miglior film al Best of BFM. Mi ricordo che io l'anno, la, cioè l'anno, la giornata prima dovevo presentare questo programma, sempre per una roba di scuola. Quando me l'hanno detto sono scoppiata a piangere, ovviamente, 2 minuti prima della diretta, quindi. E poi ho finito questo programma, la persona che lavora in televisione fa: mi sa che sei meglio come sceneggiatrice che come presentatrice di televisione. Sì, poi quella sera ci ubriacammo a morte e quando siamo andati a ritirare il premio, veramente dura il mattino dopo andare. Quindi davanti a tutte le mie foto si vede che è stato un po' pesante come giornata. E quello è stato forse l'evento più bello. Beh, diciamo che Tallinn è un posto, cioè l'Estonia per sé, è un posto che ti porta a passare molto tempo da solo ed è una cosa che in Italia io non avevo sperimentato, anche poi vivendo a Milano, sai, comunque c'è cioè una giornata non va bene, esci, vai a farti 2 passi. E quindi forse ho vissuto una solitudine che non, all'inizio soprattutto, che non avevo mai vissuto prima. Questo
mi ha creato un po' di difficoltà anche magari il fatto che sei costretto a stare a casa perché comunque non puoi uscire, fa troppo freddo. No, come è cambiato il tuo rapporto con il cibo? Ah, col cibo? Ah, guarda, io sono arrivata in Estonia che io già non mangiavo la carne. Cioè, io sono partita già da quando ero... prima dell'Erasmus io non mangiavo la carne. Devo dire che non è tantissimo cambiato, nel senso che cucinando io mi cucino comunque il cibo che mi piace. È cambiato perché non cucina più mia nonna e quindi gli è cambiato. Però è cambiato anche che non cucina più mia madre, quindi alla fine mangio meglio. Però devo dire che gli alimenti non... sì, ho iniziato a mangiare agli orari più sballati, diciamo, ma questo secondo me non dipende dal paese, ma dipende dal vivere da soli, che alla fine se vuoi pranzare alle 5, cosa a casa mia non si fa. E per quel che riguarda, hai già toccato in parte l'impatto con il clima e le ore di luce? Beh, le ore di luce è assurdo, cioè per me è più assurdo che ci sia luce tutto il giorno, tutta la notte, che ci sia buio tutto il giorno, perché cioè... immagini uscire dalla discoteca o dal bar tutto ubriaco e vedi c'era il sole e allora ti chiedi, caspita, sto sprecando la mia vita, cosa ci sto facendo qua fuori? E poi vedi magari le vecchiette che vanno al lavoro, cioè, certe cose dovrebbero avvenire nell'oscurità, non puoi vedere le facce della gente che esce dai bar. E comunque sì, quello è stato pesante, soprattutto perché si sbalza da... grandi periodi di depressione dovuti alla mancanza di sole e si entra in questi periodi di euforia dovuti al troppo sole, quindi cioè bisogna essere capaci di riuscire a contenere le proprie emotività, diciamo, a lavorarci. Com'è cambiata, se è cambiata, la percezione nei confronti del popolo estone a partire dall'inizio fino ad oggi? Allora, all'inizio ero rimasta molto affascinata, diciamo, soprattutto dovuto alla storia, alle ribellioni che hanno fatto nei confronti dei russi, quindi ero rimasta molto affascinata. Poi, dopo un po' di tempo, è cambiata in peggio, perché invece che guardare il passato ho guardato il presente e comunque... gli estoni sono un po' persone un po' difficili umanamente. Ho avuto anche qualche conoscenza approfondita con un ragazzo estone e non è stata una bella esperienza, diciamo. Cioè, diciamo che è un po' difficile, soprattutto per una donna italiana, avvicinarsi a un uomo estone. Forse per una donna estone avvicinarsi a un uomo italiano è più semplice. Ma gli uomini estoni sono abituati a donne totalmente non emotive, cioè sono abituati a donne molto più forti, secondo me, e quindi non sono capaci di avere a che fare con l'emotività del partner. E poi dopo ricambiate il positivo, perché comunque ho lasciato perdere questa parte personale e ho guardato ad altre cose, alle persone che conosco in amicizia, alle persone più vicine, quindi comunque sì, in alto e bassi. Okay. Raccontaci un po' la tua giornata tipo, come trascorre il tempo libero. È il tempo libero o la mia giornata tipo? Quale? Tutte e due, parti con la giornata tipo magari poi... La mia giornata tipo è in università, dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte, sì. Questa è la mia giornata tipo. Beh, sì, di solito mi sveglio e vado in università e sto in università fino a che non torno a casa e magari guardo un film o leggo un libro, non è niente di... E a volte se ci sono, perché a Tallinn ci sono spesso festival, esibizioni, allora si va a qualche evento. È questo. Però sai, essendo uno studente, non sono raro che abbia una giornata tipo, a meno che studiare. Okay. Com'è il rapporto con gli altri membri della comunità italiana qui a Tallinn? Ah, io sono fidanzata con un italiano, quindi che tutti gli hanno detto, se vai in Estonia ti fidanzi con un'italiana, sì, esatto. Ho un amico italiano, tre amici italiani, chi più stretto chi meno, ho avuto un coinquilino italiano e
Però diciamo che è tutto all'interno dell'ambito scolastico. Le persone che conosco italiane sono all'interno dell'ambito scolastico, a parte vabbè, il mio amico Federico che è fuori. Sì, di persone che lavorano, ad esempio, ci so che ci sono persone che lavorano nei ristoranti, nei bar, ma non li conosco molto. Se dovessi provare a dare un giudizio complessivo su tutta la tua esperienza, c'è qualcosa che cambieresti o rifaresti diversamente, oppure che invece, non so, insomma, se appunto faresti nello stesso modo? Sì, forse non avrei la relazione col tipo estone. Il resto penso che lo rifarei tutto allo stesso modo. Sì. Rapporto con la lingua locale? Allora, gli estoni parlano molto l'inglese, quasi tutti, cioè praticamente tutti. Io ho studiato un po' di russo in università, parlo due parole di russo, ma adesso se mi parla una persona russa mi destabilizza un po'. Però secondo me non c'è nessun impatto violento perché gli estoni parlano tutti l'inglese, quindi l'estone è una lingua molto difficile che si può imparare o meno, perché non ci sono problemi di integrazione a chi non parla l'inglese, a chi non parla l'estone. Com'è cambiato, se è cambiato il tuo rapporto con l'Italia da quando sei qui? Sì, beh, io non penso che tornerò a casa, questo è cambiato. Beh, questo è sempre stato così, non sono mai voluta stare a casa. Per me adesso tornare in Italia è come andare in vacanza, la stessa sensazione, fa piacere, è bello, torno nella mia stanza, trovo il mio gatto, la mia famiglia, però so che è una cosa temporanea, non è duratura. E da un lato sono anche contenta perché non c'è molta privacy nella mia casa in Italia, quindi... Ma immagino la tua vita qui o altrove? No, altrove. Altrove, però non voglio spostarmi solo perché ci sono dei fattori negativi come il tempo. Beh, innanzitutto io immagino di vivere in una città molto più grande. Cioè mi sono resa una cosa che mi fatto rendere conto Tallinn, che io in una città che è una via di mezzo mi sta un po' stretta. Quindi o finisco in campagna o finisco in una città tipo New York, la via di mezzo non è il mio tipo. Ok, grazie mille. È finita.